Questo è Esploratori del Sesso Insolito, il podcast che racconta cose strane per capire quelle quotidiane. In questa seconda stagione scopriamo un modo più etico e consapevole di pensare l'eros, per vivere meglio con noi stessi e le persone che amiamo. Chi ci accompagnerà in questo viaggio è Aizad, coach, scrittore e insegnante specializzato in sessualità. L'episodio di oggi si intitola Come cambia la sessualità dopo le pandemie. E così ho seguito l'hype e sono finito anche io su Clubhouse, con tutta la sua mistica degli inviti, del solo voce e del rapporto genuino con le persone. Se escludiamo il fatto che le persone genuine erano lì a discutere nel 99% dei casi di come monetizzare un nuovo social e manipolare meglio gli ascoltatori, devo ammettere che ci ho vissuto un'esperienza interessante. Spesso nascevano infatti conversazioni un po' più profonde della media e durante una di queste era spuntata la domanda: come si trasformerà la sessualità quando finalmente ci lasceremo alle spalle la pandemia? E figuratevi se potevo lasciarmi scappare un argomento del genere. Il modo migliore per prevedere il futuro è, come sempre, osservare il passato. Non è infatti la prima volta che il mondo si ritrova vittima di catastrofi globali come il Covid, e studiare il comportamento dei nostri progenitori può fornirci numerosi indizi utili. Il parallelo più immediato, naturalmente, è quello con la pandemia influenzale del 1918. La gravità era di gran lunga maggiore, ma l'impatto sociale fu piuttosto simile. Leggendo i giornali dell'epoca troviamo per esempio le proteste dei no mask, la rivolta dei commercianti in crisi, la disperazione dei governi nel cercare di far comportare consapevolmente i loro cittadini, l'ansia fiscale e politica, i moralisti a gettone e tutto il resto. L'effetto principale fu ovviamente la diffusione di paura e depressione fra la popolazione già traumatizzata dalla Prima Guerra Mondiale. Allora come oggi si registrò un aumento tragico dei casi di violenza domestica e dei suicidi soprattutto fra i più giovani, spaventati dallo spettro di una vita all'insegna dell'isolamento. Le restrizioni sociali tuttavia durarono circa 2 anni, dopo i quali l'immunità di gregge permise di tornare relativamente in fretta a muoversi e a frequentarsi senza paura. Così poca paura, in effetti, da fare esplodere nuovi comportamenti erotici mai visti prima. Il 1920 fu significativamente l'anno del boom delle agenzie matrimoniali. Le persone sole, soprattutto quelle che non abitavano in grandi città, si misero a cercare partner scientificamente, affidandosi a specialisti di quello che oggi chiameremo matchmaking. Si compilava una scheda con la propria descrizione, chi poteva permetterselo aggiungeva una fotografia, dopodiché si avviava la conoscenza, per lettera e con i tempi della posta spesso consegnata ancora via cavallo e locomotiva a vapore, con 4 o 5 candidati suggeriti dall'agenzia. Gli ultimi dati dal mondo del dating online indicano che ogni prolungamento dei decreti restrittivi causa un moderato calo nell'uso delle app di incontri, ma non è difficile immaginare che la fine della pandemia vedrà il ritorno feroce del dating seriale, stavolta non tanto per convolare a nozze, quanto per abbandonarsi ai piaceri della carne. Del resto è proprio quello che è capitato anche ai nostri trisnonni che vivevano nelle metropoli. I famosi ruggenti anni 20 erano proprio quello, la perdita di inibizioni di fronte al bisogno di tornare a sentirsi vivi. Gli effetti si videro ovunque, dalla scandalosa moda femminile all'impennata nel consumo di superalcolici e droghe e al sesso occasionale. Di colpo la sessualità divenne un fatto pubblico. Se prima certe cose venivano fatte di nascosto e solo con la benedizione del parroco, nelle grandi città fu normale invece vedere coppie che si baciavano e toccavano anche piuttosto esplicitamente, persino per strada e soprattutto nei locali. I precursori dei nostri club privé erano bar e nightclub in cui si andava notoriamente per rimorchiare, frequentati anche da donne single che non praticavano la prostituzione e da coppie che si pastrugnavano l'una a fianco dell'altra senza disdegnare a volte il coinvolgimento di altri.
considerate anche le richieste sempre più martellanti che ricevo riguardo i miei stessi eventi, mi sento di pronosticare allora un'invasione non solo dei locali più generalisti, ma anche di tutti quelli votati esplicitamente a serate erotiche, che come sempre offriranno di tutto, dall'esperienza di più squallida norcineria a feste di qualità dedicate a una sessualità consapevole e sicura. Un altro periodo interessante da analizzare è il secondo dopoguerra. Proprio quando le cose stavano finalmente rimettendosi per il verso giusto, il mondo era stato travolto da una catastrofe ancora peggiore di prima. Erano sorti imperi minacciosi, crollate certezze, le nazioni avevano scoperto movimenti insidiosi anche dentro i loro confini. Ci eravamo scampati i nazisti, ma in compenso si poteva tutti saltare per aria da un momento all'altro con le bombe atomiche. Finalmente era stata dichiarata la pace, ma il sentimento generale era di sfiducia collettiva, affrontata a nervi molto tesi. L'effetto di fondo fu un'attenzione senza precedenti al concetto di normalità. Le istituzioni avevano l'esigenza di ricostruire fondamenta solide per il nuovo assetto del mondo. Bisognava prevenire ulteriori degenerazioni ed essere pronti a difendersi da nemici che sarebbero potuti arrivare da ogni direzione. Così prevalse un intensissimo lavoro di propaganda a tutti i livelli, dalle comunicazioni ufficiali a suggestioni sottili come i famosi letti separati per le coppie al cinema e in TV. Il messaggio era di essere innanzitutto bravi cittadini, ubbidienti e irregimentati. La repressione sessuale e il puritanesimo degli anni 40 e 50 furono soprattutto figli di queste circostanze. L'edonismo, l'ozio, la ricerca del piacere vanno intrinsecamente contro gli interessi del sistema. Un po' per questo motivo, un po' per mitigare la diffusione delle malattie a trasmissione sessuale, molti governi si affrettarono anche a chiudere i bordelli e a combattere la prostituzione in generale. Come accade con ogni divieto, l'effetto indesiderato fu di incrementare così la criminalità organizzata, lo sfruttamento e il desiderio degli utenti, che alimentarono sia il sex work, sia intere industrie fondate sulla mercificazione della femminilità, dalle cosiddette danzatrici esotiche del burlesque ai bar con cameriere provocanti. L'attrito fra buon costume imposto e comportamenti reali fu particolarmente forte nel caso dei reduci dal fronte, dove spesso erano stati spediti nell'età di massimo subbuglio ormonale e, complice il contesto e l'adrenalina, avevano scoperto il sesso gay. Se però l'omosessualità tornati a casa era illegale, le esperienze avute in guerra avevano quantomeno aperto la mente di molti uomini ora decisamente più inclini a nuove sperimentazioni erotiche. Anche le coppie sentirono il bisogno di sfuggire all'oppressione di una sessualità irregimentata in modelli di comportamento antiquati. Una possibilità era offerta dai festini per scambisti, privati per non dare pubblico scandalo, ma decisamente disinibiti quando veniva il momento di sorteggiarsi le mogli dei partecipanti pescando a caso fra le chiavi delle loro automobili. Il rito era agghiacciante e disumanizzante, certo, ma qualsiasi cosa era meglio di rassegnarsi a una vita da casalinga di plastica. Ciò nonostante, l'ipocrisia cominciò a incrinarsi quasi subito. Pur con tutti i tentativi disperati delle commissioni per la morale, denunce quali Peyton Place riscossero successi sempre più ampi. Il movimento di emancipazione della donna nacque anche da lì e da voci femminili scandalose nel loro dichiarare il loro diritto a una sessualità fuori dagli schemi. Vi interrompo un attimo per ricordare una cosa importante. Nelle note dell'episodio c'è il link diretto all'articolo che contiene tutti i collegamenti per approfondire l'argomento. E se vuoi saperne di più, il sito aizat.com contiene centinaia di altri articoli interessantissimi. Riportando il discorso alla situazione attuale, una repressione istituzionalizzata della sessualità è improbabile fuori dai regimi più dittatoriali, che potrebbero strumentalizzare il ricordo della pandemia a fini di controllo sociale. Quel che è più credibile però è che vedremo anche questa volta sia maggior desiderio di provare nuove forme di piacere erotico, sia l'impulso di emergere da parte di minoranze stufe di un quieto vivere fine a se stesso. Quest'ultimo fenomeno era già in piena corsa per quanto riguarda il mondo LGBTQ, ma osservando il sottobosco online si può già notare la volontà di uscire allo scoperto da parte di varie sottoculture che,
semplificando un po', hanno sperimentato personalmente il senso di quel «chi vuole essere lieto sia dal domani non v'è certezza», affermatosi non a caso proprio dopo le grandi pestilenze del XV secolo. L'ultimo esempio che ho trovato interessante risale alla diffusione del virus HIV avvenuta 40 anni fa, soprattutto in ambito gay. Dopo i primi anni di confusione e panico di fronte a una minaccia incomprensibile, molti arrivarono ad associare l'idea stessa di sesso con quella di rischio mortale, anche in contesti relativamente più sicuri. I 33 milioni di morti registrati a fine 2019 tendono a fare quell'effetto, certo, ma naturalmente la libido non sente ragioni. La necessità di spostarsi verso forme di sesso più sicure si è convertita allora in varie forme di sublimazione dell'eros. Una di quelle di maggior successo è stata probabilmente il feticismo per il lattice, una barriera a prova di virus che tuttavia esalta il sex appeal di chi lo indossa e che incidentalmente ha cominciato a passare di moda proprio con la diffusione delle terapie per la prevenzione del contagio. Anche il boom del BDSM è in parte legato alla necessità di separare il sesso dall'amplesso in sé. Nonostante i grandi progressi fatti nella campagna vaccinale contro il Covid-19, è comprensibile che molte persone dichiarino di sentirsi ancora spaventate all'idea di rimettersi in contatto con sconosciuti che potrebbero veicolare il virus. Una parte di esse manterrà senza dubbio questa paura anche quando la situazione tornerà oggettivamente sicura. E ancora una volta, questo segmento di popolazione alimenterà fantasie piacevolmente devianti anche in tutti gli altri. Fra i modi di sublimare c'è anche la fantasia dell'eros raccontato e intellettualizzato in libri, film, chat e mille altre forme. Prima di 50 sfumature di grigio se ne erano visti vari esempi più che dignitosi. Non sarebbe bello se anche dalla sciagura della pandemia spuntasse almeno qualche nuova opera capace di stimolare il cervello, oltre che i genitali? Una delle regole delle profezie è di non crederci mai del tutto, perché tanto capita sempre qualcosa che finisce con lo scombussolare ogni calcolo. Però sono curioso di sapere cosa ne pensiate voi e di quali siano le vostre previsioni. Se volete, potete venirmele a raccontare su tutti i social su cui sono presente, magari evitando Clubhouse. Vi aspetto! Abbiamo ascoltato Esploratori del Sesso Insolito. Esploratori del Sesso Insolito. Un podcast di iZad. Questo era uno degli articoli che puoi trovare sul mio sito, insieme a video, libri in anteprima gratuita e tanto altro materiale. Prima di concludere, voglio ricordarti che il sesso dovrebbe essere sempre un piacere, non un problema, anche quando è insolito. Se però non te lo stai vivendo bene, come coach posso aiutarti a scoprire la strategia ideale per ritrovare la felicità. Contattami tramite il sito aizad.com, scritto AYZAD, e segnalami di avere ascoltato il podcast per ricevere uno sconto del 20% sul primo appuntamento. Se ti è piaciuto ascoltarmi, ti invito a seguirmi anche su YouTube e i social network e soprattutto a iscriverti alla mia newsletter in modo da ricevere via mail nuovi articoli, recensioni e gli inviti agli eventi che organizzo. A risentirci presto!